rispettato anche lui pienamente i tempi. Diamo la parola a Guido 10-2 e si prepara Maglio Crosara, per cortesia. Movimenti in sala. Chiedo scusa per la mia voce particolarmente rovinata, o mal di gola dopo qualche giorno di delegazione, e ci facciamo delle robe che non possiamo dire perché sennò lasciamo stare. Allora, comincio. Gli spunti dati da Massimo ieri sono stati tanti, anche da Carmelo. Comincio ragionando su sull'orgoglio di essere Wilca, nel senso che parto dalle banche disastrate di cui ieri abbiamo approfondito abbondantemente, quelle salvate, fra virgolette, dallo Stato. Beh, sapete che c'è un grosso dibattito sul fatto che bisogna assolutamente limitare gli stipendi dei manager di queste banche. Lo Stato sta mettendo i soldi, quindi noi stiamo mettendo i soldi. Ognuno di noi sta cacciando 109 euro a testa. È assolutamente indispensabile mettere un tetto a questi stipendi. E devo dire che io ho sentito una trasmissione, esattamente Matrix, il 6 di dicembre. Questo problema è stato posto dal giornalista e da qualcuno che proponeva questo tipo di intervento, e il segretario generale di una grande organizzazione, l'unico assente ieri, devo dire, quindi un certo Lando Sileoni, ha dichiarato che non si possono mettere i limiti agli stipendi perché le banche sono private, e quindi noi non possiamo accettare un intervento pubblico sulle banche private. Ecco, queste prese di posizione da parte del sindacato sono scandalose. Io in quel momento, fossi stato un dirigente Fabi, mi sarei seriamente vergognato di essere rappresentato da un personaggio simile. Grazie a Dio, Massimo, queste cose non solo non le fa mai, ma diciamo costantemente il contrario. Deve essere chiaro che la via da intraprendere deve essere presa con coraggio, ed è quella di cominciare a mettere delle regole chiare, perché chi ha sbagliato deve cominciare a pagare di prima persona. L'altro aspetto è legato a questo, no? L'elenco famoso dei creditori che non hanno pagato. In realtà gli elenchi girano su internet, girano su Facebook, girano ovunque. I principali creditori sappiamo tutti chi sono. Sono persone implicate, molto legate politicamente, soprattutto con le vicende toscane, con il partito di riferimento di una certa banca, del Monte Paschi. Ecco, bisogna con coraggio andare a dire che questi signori devono rifondere i crediti che hanno preso, e non si capisce perché a questi signori non gli si chiede mai nulla, non arriva mai la richiesta. Stamattina al dibattito l'ha detto molto chiaramente. Le regole di base credo che, se non arrivano da chi ha patrimoni consistenti, di chi è costantemente in visibilità per l'opinione pubblica, beh, credo che non possiamo chiedere altre cose agli altri. Passo alla vicenda di Unicredito, perché ieri Massimo mi ha messo subito dopo le banche salvate o meno in questi giorni. Unicredito ha passato dei momenti un po' tristi, diciamo così. In realtà il nuovo piano industriale ancora una volta chiede aumenti di capitale molto considerevoli. Sapete che sono 13 miliardi. 13 miliardi sono più del valore di borsa di quel momento del gruppo Unicredito. E chiede tagli costanti, tagli di costi, tagli di personale, eccetera, eccetera. In realtà, per la prima volta, ieri Massimo ha detto che se non ci saranno movimenti considerevoli, la trattativa si è messa male. In realtà, la trattativa l'abbiamo chiarita abbastanza dall'inizio, nel senso che per l'azienda l'unica cosa che conta sono i tagli del personale e sono il raggiungimento dell'accordo per le uscite
possibilmente quasi obbligatorie, perché l'azienda di fatto ci ha chiesto delle uscite obbligatorie, soprattutto per certi tipi di popolazione. Questa cosa non passerà mai, gliel'abbiamo detto in tutti i modi, non l'accetteremo in nessun modo, ma deve essere molto chiaro che una trattativa può essere fatta solo se c'è un equilibrio fra le componenti, perché è vero che chi esce in qualche modo, noi abbiamo telefonate quotidiane di gente che ci telefona per chiedere fino a che data possono uscire perché vogliono andare via, ma l'equilibrio deve essere fatto con chi resta e con chi possibilmente entra. L'azienda a tutt'oggi non vuole sentire parlare di assunzioni, di entrate, di nuove entrate sul mondo del lavoro. In realtà l'equilibrio con chi resta però è essenziale, perché se già oggi i colleghi sono totalmente demotivati, non hanno più nessun tipo di motivazione, si vive veramente male nelle nostre filiali, nei nostri luoghi di lavoro. Deve essere chiarissimo che qualcosa per chi resta c'è. Vi faccio un esempio: l'azienda ha detto che non vuole pagare il premio aziendale perché i dati del 2016 sono negativi. In realtà anche questo non è vero, perché 3 trimestri sono positivi, poi è chiaro che se nell'ultimo trimestre facciamo accantonamenti per 8 miliardi sui crediti, più gli accantonamenti per le uscite, per le spese, per gli esuberi, è evidente che andiamo in rosso, ma non può essere questo il modo per calcolare la redditività e la produttività dei colleghi. Deve esserci un sistema inquadramentale, deve esserci un sistema di welfare, ci sono tutta una serie di partite che noi abbiamo messo in campo per equilibrare il fatto del taglio dei costi, cioè ci deve essere il modo di rilanciare, di motivare i colleghi perché possano lavorare serenamente in una ottica positiva. Devo dire che personalmente il nuovo amministratore delegato, pur essendo francese, l'abbiamo già incontrato ben 3 volte e questo è un dato positivo, sapete che è stato preso da pochi mesi, ci ha già incontrato 2 volte come comitato europeo e 1 volta come sindacato. In tutte queste occasioni è stato estremamente disponibile e ci è pure stato a sentire, anche risposto puntualmente a tutte le nostre eccezioni che gli abbiamo fatto. La sensazione è che sia almeno uno che ha le idee chiare, al contrario di qualcuno che è venuto precedentemente, quindi almeno probabilmente finalmente potremo avere una prospettiva, una possibilità di differenti ragionamenti anche espansivi. Non so se l'avete letto, c'è un'ipotesi che dice che uno dei progetti di Mustier potrebbe essere quello di, con l'aumento di capitale, di conquistare una quota di maggioranza, cioè quasi il 30% di Mediobanca, per andare a impadronirsi di Generali e via discorrendo. Quindi probabilmente, non sappiamo se sia vero, ma se così fosse, ben venga, vuol dire che almeno c'è una prospettiva e una idea di cosa fare e di dove andare. Le cose drammatiche, adesso vi racconto un fatto perché è significativo, no? Allora, il problema grosso dell'azienda è mandare via la gente delle sedi centrali, perché non si sa che cosa faccia tutto il giorno e non sanno cosa fargli fare. Il fatto clamoroso è successo in questi giorni, è passato un modulo di rilevazione di cosa fanno i colleghi su base settimanale, cioè il capetto di turno presenta ai colleghi un modulo e gli dice: mi segni cosa fai giorno per giorno, ora per ora, in tutti i momenti. Ora, già il fatto che l'azienda non sappia cosa fanno i colleghi e il capo diretto non sappia cosa fanno i colleghi è molto preoccupante. Un modulo di questo tipo diventa veramente, a dir poco, una specie di controllo a distanza, per non dire altro. Io sono intervenuto e il modulo ieri non solo è stato ritirato dicendo che c'è stato un'incomprensione, il responsabile che l'aveva inventato è stato rimosso ed è stato sostituito da un altro personaggio. Allora, questo per dirvi che quando ci sono dei fatti eclatanti il sindacato deve intervenire immediatamente e immediatamente sulle cose reali, sulle cose concrete, l'azienda ti sta a sentire, così come ti stanno a sentire le altre sigle. Abbiamo avuto una discussione durata 2 giorni su un aspetto di democrazia all'interno di uno degli organismi che andiamo a costituire, quindi la cassa assistenza. Noi diciamo che devono essere votati i membri del Consiglio di amministrazione dagli iscritti. La grande FISAC, la grande CGL campionessa di democrazia nel mondo, dice no,
Assolutamente, non c'è bisogno. Noi eleggiamo i membri di un'assemblea dei delegati, saranno poi i membri dell'assemblea dei delegati che eleggono i membri del CDA. L'assemblea dei delegati sono 21 che devono eleggerne 9, tanto per farvi capire la logica democratica di quell'organizzazione. Noi al limite potremmo fare una designazione come sindacato. Questa era la chicca finale come proposta, Fabi e Fisac. Allora, su questa partita non solo li abbiamo mandati a stendere, alla fine gli abbiamo dimostrato che questa proposta era non legalmente supportabile, non reggeva da un punto di vista politico e ci distaccava definitivamente dal rapporto con i colleghi, che magari è vero che non votano tanto, ma se gli toglie la possibilità di votare, anche quelli che non votavano giustamente si incazzano e ci vengono a dire che siamo antidemocratici. Allora, come immagine del sindacato era un suicidio politico. Gli ho detto: ragazzi, noi andiamo a un referendum, facciamo la fine di Renzi e poi non ci lamentiamo di che cosa succede all'interno di queste strutture. Alla fine è passata la nostra idea. Guido, quindi, perdonami, dovresti andare a chiusura. Vado a chiudere. Vado a chiudere e allora taglio tutta una serie di cose. Chiudo col motto di questa conferenza, che è meno io e più noi, dicendovi e dicendoci a tutti quanti che il cambiamento, il vero cambiamento, lo facciamo noi, lo fa ognuno di noi. Quindi impegniamoci come già facciamo tutti i giorni e andiamo verso un cambiamento. Grazie a tutti. Grazie Guido. Mentre diamo la parola a Maglio Crosara e chiediamo a Carlo Magni di prepararsi.